Allora, Sanremo in Fiore 2012, questo è il primo carro che vi presentiamo, è il carro di Cipressa che è il carro vincitore dell'edizione 2011. Questa edizione è abbinata alle ore nel mondo, siccome questa notte cambierà l'ora, si passerà a un'ora più avanti e hanno voluto il Comune di Sanremo abbinare a ogni comune dei nomi di città. A Cipressa è stato segnato Honolulu. Honolulu è il carro con il mago Merlino che vediamo in primo piano, che fugge dal re della spada nella roccia e dice: ecco, io me ne vado e vado a Honolulu. E noi abbiamo voluto rappresentare appunto il mago Merlino che arriva sulla spiaggia di Honolulu. In primo piano, come si vedono le 2 ore, sullo sfondo il vulcano che eruta i garofani rossi, e tutte queste stelle rappresentano la scia lasciata dal mago Merlino prima di arrivare sulla spiaggia. Un surf vero, questo indica la scritta di Cipressa. È un grande tappeto di garofani bianchi, rappresentano il mare. E tutti questi ranuncoli multicolore rappresentano la spiaggia di Honolulu. Riva Ligure, che cosa avete voluto rappresentare con il vostro comune? Abbiamo voluto rappresentare Rio de Janeiro, ci siamo ispirati al cartone animato Rio, e sono stati usati per il carro Mille Anturium. E sono stati usati tutti i fiori locali, ranuncoli, crisantemi, gerbera, sterlizie. E questi uccelletti che avete voluto rappresentare, che sono molto Questi sono carini? i personaggi del cartone animato Rio e sono stati realizzati con piumacci di canna, sono interamente vegetali e ranuncoli. Ok, grazie, in bocca al lupo. Questo è Valle Crosia. E vediamo cosa hanno voluto rappresentare i nostri amici. Beh, il Comune di Valle Crosia rappresenta la città del Cairo, quindi la struttura che abbiamo voluto rappresentare è le particolarità proprio del Cairo, quindi la Sfinge con una piramide stilizzata sul centro del carro per poi vedere in trasparenza il Cairo moderno con i grattacieli e le moschee che ci rappresentano proprio la particolarità di questo paese. E i fiori che avete usato? Abbiamo utilizzato diverse varietà di fiori anche per far sì che riprendano un po' la tipologia desertica, diciamo, dei paesaggi tipici. Difatti c'è del papiro, ci sono comunque degli anturium, ci sono i lilium, ci sono i cimbidium, ci sono molte sterlizie che rappresentano questa palla all'interno della piramide che è un sole che sprigiona tutta la sua forza e il suo calore all'interno della piramide. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora, qui abbiamo il carro di Seborga e spiegaci un attimo che cosa avete voluto rappresentare. Allora, abbiamo voluto rappresentare il surf, i canguri, vabbè. Siamo in Australia, Siete a Sydney? siamo a Sydney, e i grattacieli e l'opera. Ok, e che fiori avete usato? Abbiamo usato dei fiori bianchi e blu per fare l'onda, vabbè, il bar e la schiuma. E come contorno dei fiori colorati, degli anturium, delle orchidee, delle faleno, dei dendrobium, delle rose e parecchia ginestra, che è un Locale. prodotto che adesso momentaneamente ce n'è. Parecchi. Siamo Grazie. nel comune di Santo Stefano al Mare e vi sentiamo che cosa hanno voluto rappresentare, cosa erano abbinati i nostri amici. Allora, siamo abbinati alla città di Tokyo e abbiamo raffigurato una parte del giardino del Palazzo Imperiale con proprio le, diciamo così, le caratteristiche, quindi la pagoda, i bonsai che abbiamo ricreato completamente con una struttura in polistirolo fasciata di cortecce con del pino. E la geisha naturalmente e il pavone che nel giardino appunto dell'imperatore non manca. Bordighera, la mia amica Carla. Ciao Ciao Carla. Enrico.
Allora, cosa avete voluto rappresentare voi? Noi abbiamo voluto rappresentare Pechino, abbiamo rappresentato la parte tradizionale della Cina con la pagoda e con il drago, e rappresentare la parte moderna facendo questo cinesino abbastanza moderno, stilizzato. Molto moderno, molto, sì, un cappello molto, molto particolare. Sì, sì. Bello, 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 bello. Soddisfatta? Abbastanza. Bene, allora. Sì, come sai, tutti gli anni ci sono le solite cose, però alla fine è sempre bello stare in compagnia e finire tutti insieme. Benissimo, tanti auguri. Grazie, ciao Enrico. Ciao, 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 ciao. Allora, taggia arma o taggia arma, come decidi? Cosa vuoi? Taggia arma, sicuramente. Allora, due in uno? Sì, sì. Va bene, allora guardiamo un po', spiegateci un po' la spiegazione di questo tuo carro. Allora, questo carro è chiaramente, come si vede, sono le matriosche. E queste cupole a cipolla è il primo impatto. Qui c'è una scelta, come dire, ci sarà la neve intorno al carro, finisce l'inverno e inizia la primavera, quindi abbiamo colori caldi, colori freddi volutamente, e abbiamo cercato di creare dei movimenti per animare un po' il carro. Visto fiori usati? Abbiamo usato la bellezza di 80.000 ranuncoli, perché queste forme rotonde hanno portato all'uso di moltissimi fiori. Benissimo, allora in bocca al lupo anche a te. Allora, Ospedaletti, abbiamo qui il tecnico. Progettista. Progettista, cosa hai voluto rappresentare con il tuo carro? Dunque, il tema era fuso orario associato alla città di New York. Quindi abbiamo voluto prendere in esame ovviamente i punti principali di New York, ovvero i grattacieli, il ponte e la mela che sarà dietro. Abbiamo voluto comunque creare un dialogo tra quello che è la città di New York e quello che rappresentiamo noi come paese, ovvero Ospedaletti. E far sì che questo ponte è proprio il vincolo che lega Ospedaletti a New York. Così proprio così abbozzato, proprio per dar l'idea comunque del limite molto stretto che c'è. E come fuso orario appunto abbiamo voluto enfatizzare il fatto che qua la parte iniziale, dove è ci sono tutti i fiori tipici di Ospedaletti, è molto colorato per rappresentare il giorno. Laggiù invece, che è New York, il fuso orario è di 6 ore, ovvero 6 ore indietro. Qua quando sarà mezzogiorno, laggiù sarà le 6 di mattina. Tal proposito abbiamo voluto dare delle tinte molto più chiare, tendenti all'alba. Bene, benissimo. E appunto qua abbiamo voluto risaltare molto le fasce tipiche ospedalettesi, della riviera poi in generale, con fiori molto colorati, e niente. Va adesso... bene, ok. Allora in bocca al lupo anche a voi. Grazie. Ventimiglia, cosa avete voluto rappresentare voi e cosa eravate abbinati? Noi abbiamo realizzato Nairobi e il carro africano, abbiamo preferito realizzarlo come inizio. Abbiamo fatto una parte del carro zebrata, un animale africano per antonomasia. Poi sul retro del carro abbiamo inserito l'elefante grande, in modo da avere un bel impatto visivo. Un orologio, perché non poteva mancare, dato che il tema era le ore del mondo. E sul davanti, oltre alla zebratura, si può notare benissimo uno scudo realizzato, più di un mese ci abbiamo messo per realizzarlo, uno scudo africano. E poi il retro del carro invece c'è una maschera africana, sempre una maschera realizzata realizzata da uno scultore, realizzata poi con la crusca, il pepe nero. Abbiamo poi inserito delle composizioni per migliorare appunto questa maschera. Come tipo di fiori abbiamo utilizzato, come vedete, gerbere, strelizie, garofani, immancabili, dato che a Ventimiglia si infiora mosaico. E abbiamo usato come verde la medeola, ginestra. Abbiamo usato due o tre tipi di fiori che riprendono poi tutto. L'elefante come l'avete fatto? L'elefante, anch'esso realizzato chiaramente da uno scultore, e l'abbiamo realizzato col pepe nero, con la crusca. Abbiamo inserito un po' di edera per far sembrare che uscisse un po' dalla selva, e tutto in crusca, polenta e pepe. Benissimo, e tanti auguri anche a voi.
Il Golfo di Nesi, ecco qui il creatore, presidente. Rappresentiamo la città di Santa Cruz di Tenerife, delle Isole Canarie, e abbiamo voluto rappresentare, raffigurare il Carnevale, che è una grossa manifestazione delle isole, per cui abbiamo presentato una ballerina con un costume tipico di quel Carnevale, preceduto da due pagliacci che appunto vengono addobbati con fiori esotici e con fiori locali qui di Sanremo. Molto bella quella gonna con tutta la verdura. Ma perché sono i costumi tipici che usano nelle Isole Canarie per il Carnevale, ecco perché c'è tutta la frutta e verdura. E un poi un bel simbolo, tocco di colori, no? Un bel tocco di colori, anche di gusto alla fine. Bene, bene, bene. E in più ci sono gli uccellini, i canarini, proprio famosi, originari delle Isole Canarie. Benissimo, allora vi facciamo anche a voi tanti auguri come a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Dolci acqua. Qui purtroppo non abbiamo più i realizzatori di questo carro, lo spiego io. Sono d'Inghilterra, hanno voluto rappresentare la corona, come si vede lassù in cima, la teiera che è salta nella tazza, e la bandiera fatta tutta con dei fiorellini secchi, molto bella, molto particolare. Vedi che si predomina il colore rosso e il blu, è molto molto interessante. Io spero di averlo spiegato molto bene, che i nostri amici di Dolci Acqua non me ne vogliono se mi sono dimenticato qualcosa.